Ciao carissimi e carissime, come state? Benvenuti a tutti su Gold Unicorn Art. Oggi andiamo con le nostre pick love, le stese veloci e pratiche, e useremo la Sibilla e ci faremo accompagnare oggi dal tamburo. Visto che la domanda è: c'è posta per te ora? Ci facciamo accompagnare da questo strumento che rappresenta un po' anche il messaggio, no? Bene, le stese oggi sono con i nostri alicorni che sembrano uguali ma sono diversi. Questo, per esempio, è l'alicorno azzurro con le strisce azzurre, numero 1, stesa. L'alicorno con i capelli lunghi biondi, viola, che dovrebbe stare in questa posizione, ma lo mettiamo un po' così. E il terzo è il bianco e capelli arancio. Quindi vi lascio un momento di tempo e vi ricordo sempre intanto che trovate la mia mail sotto in descrizione per consulti. E che trovate le Pick Love nella playlist delle Pick Love e le canalizzazioni nella playlist delle canalizzazioni. E poi gli altri tarocchi, i tarocchi della trasformazione. Bene, andiamo a incominciare con la stesa numero 1, poi tolgo la 2 e la 3. Allora, quindi cominciamo con le nostre sibille. Sposto un po' di tarocchi che ho intenzione di usare e incominciamo ad andare un po' a vedere questo messaggio che arriva per te, naturalmente sull'amore, perché pick love è pesca l'amore. Quindi andiamo un po' a vedere cosa c'è per te, chi viene. Andiamo a vedere chi ti sorprende. Stesa numero 1. Allora, metto un attimo qui perché voglio metterne giù un po'. Andiamo un po' a vedere che cosa ci cominciano a dire le sibille e poi andremo a vedere. Allora, per te c'è proprio in viaggio la notizia di un uomo o comunque notizie sulla persona che ti interessano. Questa persona, questa notizia ti potrebbe arrivare anche attraverso altre persone. Vedo che tu stai sospirando in questo periodo della tua vita, proprio perché non hai certe notizie, stai aspettando comunque qualcosa o qualcuno. Ma effettivamente, guarda, tu esci proprio nel punto, diciamo, dove c'è la sorpresa, quindi vicino a te, su di te, arrivano proprio buone notizie. Adesso, naturalmente, con gli altri tarocchi andremo ad approfondire. Certo, tu ti accorgi, non vale per tutti, naturalmente sono interattive, però ti accorgi di non avere sempre il sostegno della persona che ti interessa e a volte anche il sostegno delle amicizie, ti senti un po' sola in questo sconforto di questo momento, Però guarda, proprio sulla fase finale, quindi sul risultato finale di questa posta per te, arriva proprio la posta. Come vedi, c'è proprio la lettera, la posta, quindi notizie che ti danno anche una grande consolazione, soprattutto al tuo cuore. Andiamo a vedere meglio naturalmente tutto questo, mischiandoci delle altre carte sopra, c'è posta per te, andiamo a vedere chi c'è, chi arriva, chi ti sorprende. Andiamo un po' a vedere, stesa numero 1. Sull'amore per te, questo è una stesura piuttosto volutamente, piuttosto generale. Guarda, tu proprio per te arrivano proprio delle notizie, come hanno già detto le sibille,
che ti fanno ti danno grande soddisfazione, queste notizie che arrivano. E sono belle, tra l'altro, cioè arrivano un po' anche sotto forma di sorpresa, di doni, proprio sui tuoi sospiri, su qualcosa che non ti stai aspettando, eh? Ed è proprio sulla relazione d'amore, quindi proprio qui abbiamo i due pesciolini con i cuoricini che si baciano. Quindi secondo me queste notizie che ti arriveranno qui vengono indirette, ma secondo me poi arrivano anche dirette perché alla fine c'è questa posta, diciamo, per te. Quindi andiamo a vedere, anzi, a un certo punto non ti importerà neanche se le persone intorno a te non ti sostengono, perché le tue notizie che ti arrivano sono talmente belle che secondo me ti fanno stare veramente bene, eh? Allora, certamente vanno a smuovere queste notizie che ti arrivano, oltre a essere belle, però vanno a smuovere anche qualcosa un po' nel tuo inconscio che era lì sopito. Secondo me vanno anche un po' a buttare giù le tue credenze, forse i tuoi dubbi, gli ultimi pensieri che hai avuto, sia su te stessa che o tu su te stesso o su questa persona, eh. Quindi andiamo a vedere ancora. Quindi sempre su questi messaggi che cosa arriva per te in senso generale, no? Sull'amore per te, chi viene, che ti sorprende. Abbiamo già visto che ti sorprende, ti consola più di una persona, eh? Allora, più di una persona perché? Due persone, una che ti porta notizie e una, secondo me, arriva direttamente dalla persona a cui tu stai pensando. Comunque andiamo a vedere cosa succede. Ecco, sì, a te ti si aprono proprio improvvisamente delle porte. Qui abbiamo appunto un uomo che apre una porta, non si sa quale, ma si vede chiaramente che ha una chiave in mano. Quindi è come se le notizie che ti arrivassero ti facessero capire delle cose, ti danno delle intuizioni a cui non pensavi. Fai 2 più 2, diciamo, e dici: ah, ecco perché è successo questo, no? Però sei molto soddisfatta, vedi che ci sono due persone qui che si scambiano un regalo, quindi sei molto soddisfatta di queste notizie che ti arrivano. Le carte sono tutte concordi, anche quelle successive. Ti sentirai improvvisamente, infatti, più forte, più sicura di te. Quindi tutti i dubbi, tutte le insicurezze che anche hai provato ultimamente non ci saranno più, diciamo, no? Perché tu praticamente farai, vedi qui, vai verso il paradiso, no? Su tutte le tue sofferenze le butti via, non stai neanche più tanto a pensare, dici: ma sì, vado oltre tutto, sei contenta o contento, sei talmente contento, contento che poco ti importa. Tu volevi, aspettavi quelle notizie che ti hanno tolto dal dubbio, dall'incertezza, soprattutto ti hanno tolto dai dubbi e dall'incertezza proprio sulla persona a cui pensi. Quindi tutti i dubbi che hai avuto su questa persona, secondo me, si dissiperanno molto, eh? Andiamo quindi un po' a vedere con le carte sciamaniche adesso, anche un po' l'energia, che cosa succede, un qualcosa di più, eh? Quindi queste le voglio mettere su tutta la stesa, diciamo, per vedere un po' oltre a queste notizie, quindi la posta per te è proprio una posta, cioè arriva proprio la posta per te, eh? Quindi andiamo un po' a vedere che cosa ti dicono queste carte, eh? Allora, sì, proprio tutte queste notizie, appunto, queste novità che ti faranno stare meglio, ti porteranno a voler costruire di nuovo, ma costruire soprattutto te stessa o te stesso. Hai voglia proprio di non stare più in quello stato, diciamo, di sofferenza che sei stata. In cui sei stata prima, e dirai alla tua mente: basta, non tormentarmi più, eh? E lo farai a livello istintivo, non è che ti metterai proprio lì a fare un lavoro, ti succederà, diciamo proprio che secondo me tu avrai un click da queste notizie che ti arrivano, eh?
Allora, quando ti arrivano, e speriamo che ti arrivino subito, sono abbastanza veloci però queste notizie, perché 2 o 3 mesi dovrebbero già arrivare e soprattutto ridaranno la tua vista interiore, cioè non sbaglierai più col tuo sentire, con i tuoi dubbi. Praticamente tu prenderai coscienza che hai visto male qualcosa, che hai interpretato male qualcosa e che hai sofferto per questo qualcosa che hai interpretato male. Carissimo o carissima, sono contenta per queste belle notizie che vi arrivano, mi fa molto piacere. E adesso andiamo a vedere la stesa numero 2. Quindi la stesa numero 2, dicevo dove ho messo la sibilla. Allora, la stesa numero 2 è capelli biondi, alicorno capelli biondi, e andiamo a fare il nostro giro. Allora, andiamo a vedere quindi sull'amore. Le peak love sono sull'amore, stese veloci, stese dirette, pratiche. Andiamo a vedere per te chi viene, chi ti sorprende, chi ti sostiene, insomma, che cosa succede, che cosa ti vogliono dire i tarocchi, in senso generale. Sono interattivi, quindi prendete quello che vi risuona, lasciate andare quello che non vi risuona. Siete in tanti che state guardando, quindi prendetelo come un messaggio che vi arriva appunto dall'universo sull'amore, in questo caso. Eccole che sono pronte. Andiamo quindi a vedere per te. E approfondiremo sempre nei minimi. Allora, per te anche tu stai aspettando la gran consolazione da una persona in particolare che ha avuto ultimamente un cambiamento nei tuoi confronti. Quindi, se qualcuno, per esempio, è singolo e invece non sta pensando a nessuno, diciamo che l'ultima persona che ha avuto gli ha fatto avere un cambiamento dove si è ritirato un po', dalle relazioni, dall'idea delle relazioni. Comunque per te arriva qualcuno di nuovo, anche se non ti convince tanto. Io credo che questa persona sia già intorno a te, però diciamo che in questo momento potrebbe essere una consolazione. Andiamo un po' a vedere poi cosa dicono le carte dopo, E proprio per te, guarda, arrivano proprio il belvedere, quindi le notizie o persone in arrivo, proprio per te questa sei tu. Quindi che arrivano un po' come un regalo, ecco, quindi arrivano delle belle notizie, non sappiamo se arrivano dalla persona che stai aspettando, comunque ti arrivano proprio qui, dove c'è la sorpresa, diciamo, ti arrivano delle belle notizie ed è confermato. Allora, forse non sono qui, mi fanno capire le notizie che tu ti aspetti, anche se sono belle, perché qui appunto c'è il dispiacere sulla notizia, un po' perché tu già hai questo dispiacere, ma un po' essendo tra l'incontro e il messaggio, questo dispiacere mi fa pensare che ancora un pochino c'è da aspettare su queste notizie che stai aspettando, ma andiamo poi a vedere le carte che ci metterò sopra. Comunque sia, diciamo, questo tipo di notizia o posta per te o messaggio che arriva per te è come un dono che ti arriva, dove tu farai un'allegria, anche seppur leggera, cioè non è uno stravolgimento di vita qui, però devo dire che ti farà molto sorridere e stare bene. Dunque, andiamo a metterci un po' delle altre carte sopra e vediamo. Allora, vediamo sempre per te. Chi viene per te, chi ti sostiene, vediamo un po', che lasciamole parlare, queste carte sull'amore. Gli abbiamo dato la connotazione di messaggio, ecco, se ti arrivano fondamentalmente dei messaggi della posta per te, quindi andiamo un po' a vedere. Beh, sì, tu aspetti proprio il messaggio d'amore e devo dire che
Comunque sia, queste notizie che ti fanno stare bene, che abbiamo già visto, che ti fanno avere un po' di allegria su questo tuo momento difficile, sono sull'amore, anche se secondo me sono su qualcuno di nuovo, non qualcuno del passato, un po' da come vedo le stese. Per qualcuno del passato io vedo ancora dell'attesa, Comunque ti viene offerta una nuova possibilità, diciamo un corteggiatore, qui mi viene, che ha molta attrazione per te, che lo trovi, che lo incontri, magari lo conosci già, però si dichiara, diciamo, e che comunque ti dà molta forza, ti dà gratificazione, devo dire, no? Anzi, quasi quasi ti recuperi un attimo tutta l'assenza dalla persona che stai aspettando, o se sei single, da tutto il tempo che sei stato da solo. Quindi qui si presenta qualcuno di nuovo, ma andiamo a vedere di più. Se ci dice ancora qualcosa su qualcuno del passato o confermano questo del futuro, quindi andiamo a vedere anche con queste carte di più. Mi piace fare gli strati. Vediamo. Tu stai davvero, alle volte vorresti che accadesse una magia, su una specifica persona, e anche tu, se sei single, dici vorrei un tipo così, ecco. Quindi, allora, secondo me questo corteggiatore che viene un po' in tutta la stesura lo conosce attraverso delle amicizie, potrebbe essere anche social, ma secondo me è più qualcuno che ti presenta qualche altra persona, ma ti dà veramente una grande felicità, anche se magari momentanea, no? Perché ti vedo davvero contenta, sei molto soddisfatta, oppure magari questo corteggiatore è una persona che tu consideri di prestigio, quindi una persona che non ti saresti mai aspettata e ti fa veramente sorridere. Questo viene, questo ti stanno dicendo, però prendilo come va bene, non è proprio la persona che stai aspettando, però guarda che questo corteggiatore ti cambia davvero l'energia che ti può servire anche per un'altra persona che è proprio quella che tu vuoi, ecco. Vedo proprio che vicino a te hai anche delle amicizie, tra l'altro con cui ne parli e ti piace questa cosa di poter avere la soddisfazione di raccontare quello che ti sta accadendo, rispetto agli ultimi tempi che sei stato un po' giù, diciamo, di morale. Comunque, questa persona, adesso vediamo anche un po' a livello energetico con le carte sciamaniche, ti dà una bella spinta, come dire, ti dà una bella smossa, ti serve molto perché secondo me ti distacchi un po' dai tuoi pensieri, appunto, del passato, oppure pensieri e credenze che hai sulle relazioni, no? Come dire, io non trovo mai la relazione giusta, incominciano tutte bene, ma poi a me non va bene, insomma, quindi ti cancella un attimo gli ultimi tempi, ecco, gli ultimi tempi che hai vissuto. E esatto, ti va proprio a cancellare questo lato oscuro, no? Perché è come se questo lato oscuro ogni tanto si impadronisse di te e ti facesse pensare sempre un po' in negativo, no? Quindi questa persona probabilmente, se sei giovane, una persona o più grande di te, o comunque, come dicevo, prima mi veniva un po' una persona di prestigio, quindi, o comunque, se non è di prestigio, è una persona appunto o più grande di te, oppure che ha una relazione materna o paterna con te, no? Però comunque sia è una persona molto affettuosa che ti darà una grande gratificazione, tant'è vero che tu ricomincerai la tua fioritura, quindi ringrazia di questo bellissimo dono che l'universo ti fa proprio più che altro per toglierti da un momento appunto tuo di dubbi e oscurità. Bene, stesura numero 2. Sono contenta comunque che ti arriva questa sferzata, diciamo, di energia nuova, perché è come un po' un vestito nuovo, no? Che ogni tanto bisogna cambiarli un po', no? Perché cambiano un po' l'energia.
e andiamo a vedere la stesa numero 3, che non mi ricordo più qual è, ma penso che sia questa, speriamo che sia quella della Licorno Bianco. Forse è meglio ogni tanto alternare i numeri perché poi mi confondo con questi alicornini. Allora, sempre accompagnati siamo dal tamburo, quindi abbiamo dato l'energia proprio delle notizie a tutta la stesa. Andiamo a vedere quindi questa posta con le pick love, le stese veloci e pratiche sull'amore, pesca l'amore. Quindi andiamo un po' a vedere, stesa numero 3 per te, chi viene, chi ti sorprende, no? Andiamo a vedere chi c'è, qualcuno intorno a te, qualcuno che ti consola e poi che cosa succede proprio, eh? Quindi andiamo, stesa numero 3. Ascolta cosa ti vogliono dire le carte ora. Eccole, pronte. Allora, per te. Ecco proprio per te, ecco, in questo momento qui viene che tu sei un po' sconsolata sull'amore, sei un po' nemica di te stessa in questo momento, quindi che tu sia single o che sia in coppia o che stai aspettando un partner, in questo momento stai un po' voltando le spalle all'amore, vabbè, intorno a te comunque vedo che ci sono delle persone molto carine, affettuose, amicizie, familiari. Beh, e qui viene comunque che ti arriva una notizia, diciamo, che ti fa un po' ingelosire, ma aspetta, eh. Questa notizia ti fa un po' ingelosire su questa persona, ma poi capirai, qui vedo che è un po' un fuoco di paglia, perché poi comunque avrai consolazione, quindi lì per lì ti viene un po' di amarezza, però poi vedo che proprio su questa amarezza fai d'allegria. Secondo me questa gelosia tu ce l'hai già, quindi non è che ti arriva una notizia completamente nuova, forse è una notizia che tu hai cercato e che stai aspettando. Se invece sei single, hai paura di incontrare qualcuno che ti faccia ingelosire. Comunque andiamo a vedere un po' di più che cosa vi vogliono dire in senso generale, sono interattivi, quindi prendetelo un po' come un messaggio, un po' di previsioni che vi arrivano proprio specificatamente sulle notizie. Allora andiamo a vedere stesa numero 3. Ecco, tu secondo me a un certo punto, come ti dicevo, fai un po' da nemica te stessa, però ci metti un bel punto fermo su questo atteggiamento, ecco, perché hai anche delle persone vicino che secondo me ti fanno un po' ragionare, ti dicono ma dai, non fare così oppure non pensarla in questo modo, sei troppo pessimista, ecco. E intanto è vero che secondo me anche la notizia che arriva, che ti ho detto prima, che ti faceva un po' ingelosire, più una notizia su qualcosa che quasi quasi ti sei un po' costruita o costruito te. Non perché la persona a cui pensi sia assolutamente affidabile, non ti sto dicendo questo, ti sto semplicemente dicendo che alle volte noi quando andiamo a indagare troviamo chi cerca trova, quindi anche nella gelosia, se vogliamo essere gelosi di qualcuno, qualcosa che ci fa insospettire, lo troviamo sempre. La cosa migliore sarebbe chiudere la porta e non andare a cercare, che secondo me è un po' quello che tu farai, perché hai delle persone vicino che ti fanno ragionare. Vedo un amico o un'amica particolarmente cari a te, vicini. Comunque, a parte questa notizia, adesso non vedo altri particolari messaggi se non la conferma appunto che tu lascerai andare queste gelosie perché ci sarà qualcosa che lì per lì
delle notizie che tu stai aspettando, che lì per lì ti danno conferma, ma che poi più avanti, secondo me, subito dopo, non più avanti, ti renderai conto che invece non devi essere gelosa né della persona a cui stai pensando, né se sei single, non mettere questo tipo di energia se stai cercando qualcuno perché ti chiami la persona che ti fa ingelosire, eh? Andiamo a vedere un po' di più. Io ho chiesto col tamburo qui delle notizie, quindi vedo che qui proprio le notizie della persona che stai aspettando o il single che sta aspettando un nuovo incontro nei prossimi mesi, perché queste sono stesure a breve, diciamo, non arrivano, però vedo uno stato di benessere che invece ti fanno arrivare, uno, queste notizie che ti dico, che ti arrivano e ti fanno capire tante cose di te, che la gelosia un po', ti ha un po', come dire, ti ha un po' rovinato un po' i tuoi rapporti, le tue relazioni. Tant'è vero che vedo che prossimamente tu, rispetto alle relazioni che siano del futuro, che siano del passato, io ti vedo molto calma, a queste. Quindi, diciamo, la bella notizia che ti arriva è sempre sull'amore, è che qualcosa o qualcuno ti dà delle spiegazioni, ti spiega qualcosa e tu capisci che alle volte hai sempre un po' esagerato con i tuoi pensieri, con il tuo ricercare, col tuo voler sapere, ecco, quindi secondo me ti arrivano dei buoni messaggi dalle persone, soprattutto intorno a te, che ti fanno capire che tu puoi rimediare molto lasciando andare appunto i tuoi sentimenti soprattutto di gelosia o di insicurezza nei confronti del rapporto. In poche parole, qui ti stanno dicendo che diventerai una persona sicura di te nei rapporti e anche se stai aspettando qualcuno nei confronti della persona che stai aspettando, eh? E infatti parla proprio di relazioni, quindi tutto, cioè la buona notizia in sostanza da tutta questa stesa è che tu saprai affrontare le relazioni. Che cosa farai? Ti lascerai andare, ti lascerai un po' andare alla persona che sia nuovo, che sia del passato, comunque uno stato interiore, ti lascerai andare, le tue relazioni non potranno che andare bene. In poche parole, qui c'è come dice anche questa carta che parla di cambiamento, c'è un cambiamento tuo veramente reale, che puoi toccare con mano, cioè improvvisa perché le persone cambiano e come, queste notizie che ti arrivano ti faranno avere una nuova visione sulle tue relazioni, sia del passato che del futuro. Quindi tu, se sei single, sei pronta a una relazione, quindi non può che arrivare, no? Sei calma rispetto alle relazioni, mentre prima eri piuttosto agitata, no? Sarai molto più te stessa, molto più naturale, molto meno costruita e quindi ti cadranno tutte le maschere. Hai avuto molte maschere in questo periodo, quindi ti cadranno queste maschere e quindi sarai talmente naturale e te stessa che secondo me non potrai che da questo momento in poi avere delle buone relazioni. Guarda che intimità c'è tra queste due persone. Quindi molto bene, alla fine le notizie non devono essere necessariamente sempre messaggi o telefonate, le notizie possono essere anche appunto delle persone o delle cose che ci fanno capire, ma a livello profondo, talmente bene qualcosa di noi che noi cambiamo e da quel momento in poi la vita stessa cambia. Quindi sono contenta anche per te, stesura numero 3, un grande abbraccio e buone relazioni. A presto, carissimi.